Sabato 13 aprile 2013, Miranda May, presidente dell'Associazione Culturale Firenze Art, che ha sede a Firenze in Borgo Alegre numero 15 Rosso, inaugura all'interno della galleria Cimabue la mostra collettiva Colori di Primavera. La mostra sarà presentata ai nostri telespettatori dalla critica storica dell'arte Silvia Ranzi, ma prima di passare a Silvia il microfono, un benvenuto ai nostri telespettatori da parte di Miranda May, che ci presenterà questa mostra. Accanto a lei c'è il consigliere Pier Nicola la Ricciardelli, altro artista ben conosciuto dai nostri telespettatori. A seguire vi leggeremo anche i nomi di tutti gli altri partecipanti, molti sono qui, vedo Andrea Mattolini, Mara Fagioli, Lucia Mosaici e altri, Luci, Maria Grazia Bambi, ma insomma piano piano stanno arrivando tutti gli artisti che animeranno questa mostra da oggi fino al prossimo 23 aprile. Colgo l'occasione per ricordare ai nostri telespettatori che la galleria è aperta tutti i giorni eccetto il lunedì con ingresso libero dalle 16 alle 19. Per i non fiorentini ricordo che Borgo Alegre si trova a ridosso della Basilica di Santa Croce. Esatto. Allora, buonasera a tutti, sono molto contenta di avere queste opere perché questi pittori tutte le volte mi portano dei lavori nuovi, perciò noi dobbiamo... Portano anche gioia con i colori della primavera. Esatto, i colori della primavera è una cosa meravigliosa. Fa molto piacere. In ogni modo torno a dire che questi grandi artisti, grandi o meno grandi, sono tutti bravi, eccezionali, e io ne sono molto fiera. Sei riuscita a aggregare intorno a questa, alle iniziative di questa associazione culturale, tanti artisti, non solo artisti, ci sono anche dei poeti, letterati, perché le mostre sono anche intervallate da altri eventi culturali. Vorrei una riflessione su questo anche da parte di Pier Nicola Ricciardelli, che non è un sodale solo di questo sodalizio, ma anche di altri come dell'associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico, il Gadarte e tante altre, quindi sei abbastanza esperto della vita associativa fra artisti. Qual è la peculiarità di questa associazione creata? La peculiarità di questa associazione è che questo è un salotto. Voi avete parlato di bellezza, di colori, di bellezza, ma guardate le pareti, guardate, questa è roba antica, antichissima, sembra che fosse del tempo di Cimabue, sembra che fosse addirittura il deposito dove Cimabue teneva i suoi attrezzi. Tanto è vero, credo ci siano delle ricerche in corso, ma è bellissima, è un salotto. Le volte soprattutto. Le volte, le cose. E quindi le volte, il salotto, più i colori della primavera, basta. Anche il clima che si è instaurato qui. Io vorrei che ci raggiungesse anche Mara Fagioli, perché è stata celebrata proprio ieri in Palazzo Vecchio, ha presentato il suo libro Dulcamare, è stato un rientro dopo due anni di assenza dovuta a una fastidiosissima malattia che è stata per fortuna sconfitta. Sì, davvero, grazie. Sì, sono molto contenta, è stata una bella manifestazione. Ho avuto la dimostrazione d'affetto di tanti amici, perché la sala, come hai visto, era stracolma. Grazie. Cosa presenti in questa rassegna di primavera? Ho questo dipinto, questo ritratto qui alla parete. Silvia, la primavera da sempre è stimolante per gli artisti. Certamente, infatti colori. Io vorrei proprio esordire, giustamente il nostro Ricciardelli parlava di salotto, questa galleria Cimabue nella sua intimità è un salotto che offre una convivialità di progettualità artistiche, una collettiva che ha i sapori della primavera, perché i cromatismi vengono celebrati in manufatti pittorici, la pittura è predominante, poi segue la grafica, la scultura, anche delle pittosculture tecniche miste. Il mosaico, visto che di fronte a te c'è Lucia. Mosaico, sì, testi irregolari che costruiscono un mosaico interessante. Quindi una collettiva che presenta un confronto e un dialogo tra artisti e le loro ipotesi estetiche sulla reale. Dice Camus che se il mondo fosse chiaro, Albert Camus, l'arte non esisterebbe, perché di fatto l'arte è interpretazione del reale, ci si misura col reale e si arriva anche all'astrazione, perché l'astrazione non è altro che l'essenza del reale distillato in una spiritualità che si può raggiungere o attraverso le forme figurative, e qui di figurativo ce n'è, forme avvenenti di corpi femminili, ritratti, ma fino ad arrivare al paesaggio, a scorci paesaggistici. E quindi ecco,
il colore, la tecnica, l'esecuzione, i materiali, tutto ciò è, dà all'artista un'emozione, un modo di interpretare il reale, una visione del reale che arriva anche all'essenza massima attraverso la gestualità dell'action painting, e ci sono degli esempi. E per chiudere, proprio per inneggiare alla primavera, romanticamente, abbiamo bisogno di un po' di romanticismo in questo periodo critico, il nostro Giacomo Leopardi. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sì che a mirarla intenerisce il cuore. Ecco, se non l'arte fa sicuramente intenerire il cuore, perché ci porta ad una contemplazione attraverso l'estetica, che è anche un esercizio ludico nei confronti del reale, oltre che ricreativo e polisemico, interpretativo, per cui chi fruisce dell'opera la ricrea a sua volta. Quindi l'artista crea, il fruitore ricrea attraverso la sua lettura. Bene, grazie per questa dotta e esauriente disquisizione sulla primavera, sull'arte ispirata dalla primavera, sull'arte applicata alla primavera, perché la si applica anche con le cromie che ci suggeriva prima, ci evidenziava prima Silvia. Come è stato detto nei vari interventi, la Galleria Cimabue dell'Associazione Culturale Firenze Arte è un vero e proprio salotto, un salotto culturale, ma un salotto anche dove si passano piacevolmente qualche decina di minuti conversando, e magari nella sala che vedete alle nostre spalle anche mangiando qualche dolcetto, bevendo un caffè o sorseggiando un tè. Quindi chi passerà da Borgo Allegri, vi ricordo il numero 15 rosso è fra via Ghibellina e via San Giuseppe, a 100 metri circa dalla Basilica di Santa Croce. Da oggi sabato 13 aprile 2013 fino al prossimo 23 aprile dalle 16 alle 19 troverà ad accoglierle non solo le opere degli artisti Maria Grazia Bambi, Lidia Azzori, Donatella Calamai, Nicolin Luci, Andrea Mattioli, Antonina Gianmarina Romonti, Angela Lucarini, Lucia Menchini in arte Lucia Mosaici, Cristina Basolli, Pier Nicola Ricciardelli, Marco Ramazzotti, Maria Donata Sirleo, Serena Puliti, Miranda May, Marilu Melo, Rita Zampini, Donatella Gori, Mara Fagioli, Eloisa Scultetus, Enzo Pazzani. Quindi non solo. Prima ci siamo dimenticati. Grafica, pittura, scultura. Il nostro Pazzagli è rinomato per il parco. Cogliamo l'occasione per invitare i nostri telespettatori ad andare a visitare il Parco d'Arte Pazzagli, l'unico parco d'arte della nostra città che ha riaperto i battenti proprio ora in occasione della primavera. Ci saranno tante sculture del maestro Pazzagli, ma anche di altri importanti artisti quali Poggiali Berlinghieri, Marcello Guasti ed altri. Vi ricordo che si trova nella zona di Sant'Andrea Rovezzano, quindi una delle porte di accesso a Firenze per chi viene dal Mugello e dalla Val di Sieve. Concludiamo il servizio dunque rinnovando l'invito ai nostri telespettatori a venire alla Galleria Cimabue dell'Associazione Firenze Arte dal 13 al 23 aprile per ammirare le opere esposte nella collettiva Colori di Primavera.